chiamiamo qui questa realtà, questa comunità di innovatori, la guida Stefano Sogliano, amministratore delegato di Sinext. Benvenuto. Ciao Simone, grazie. Ciao Antonio. Benvenuto. Grazie. Voi ora siete tiepidi, ma poi alla fine, quando vedrete e toccherete alcune cose, sono sicura che il vostro cuore batterà più forte. Prego. Speriamo. Sicuro? Il mio sì, e non sono giovane come loro, quindi confido. Allora, prima di tutto un saluto veramente cordiale a tutti voi. Sono molto contento di essere qua, perché è un po' un punto di arrivo e un punto di partenza per noi. Poi capirete perché. Io sono l'amministratore delegato di questa nuova avventura che si chiama Sinext, di cui adesso vi racconto un po' di cose, ma prima di raccontarvi che cos'è Sinext vorrei fare un mezzo passo indietro, perché è importante capire da dove siamo partiti per arrivare qua e dove poi vogliamo andare. Spesso ci capita di sentire, e ormai è quasi un ritornello, che quando ci sono dei problemi, quando ci sono dei problemi da affrontare o degli ostacoli che ci si presentano di fronte, bisogna cercare di considerarli come delle possibili opportunità e quindi trasformare un problema in un'opportunità. E probabilmente lo avete sentito dire tante volte, sia voi ragazzi che voi meno ragazzi, ma insomma diciamo un po' tutti lo abbiamo sentito, ma in pratica, in concreto, che cos'è? Oggi vi racconto una storia, nei minuti che mi restano per stare con voi, vi racconto una storia dove a un certo punto capirete che in maniera molto concreta che cosa si può fare e che cosa abbiamo fatto noi per passare da un problema per considerarlo un'opportunità. E la storia parte nel 2010, parte quando la Camera di Commercio di Como pensò di portare sul territorio comasco un luogo capace di attirare innovazione. Di attirare innovazione, quindi di attirare imprese, start-up innovative, perché potessero essere poi utili a tutto il territorio per riversare questa innovazione, una volta attirata al proprio interno, verso le aziende che stavano all'esterno. Quindi la Camera di Commercio riuscì a fare sistema. Sistema è una parola che abbiamo detto prima, una parola che si fa abbastanza fatica in questo paese a concepire realmente, perché è un paese di campanili, è un paese di parrocchie. Ecco, diciamo che in quel caso la Camera di Commercio di Como riuscì a unire intorno a questo progetto una serie di attori del territorio, quindi le associazioni di categoria, un po' di banche, un po' di imprenditori e un po' di enti, e l'idea era quella di costruire un luogo capace di accogliere innovazione per poi riversarla sul territorio. Quindi di fatto quello che oggi noi chiamiamo un Innovation Hub. Allora non si usava ancora questo termine, si usava Parco Scientifico Tecnologico, che era il termine un po' più utilizzato per raccontare gli insiemi di innovatori, e quindi nacque, e poi anche da un punto di vista legislativo esisteva quella figura, e quindi dopo essere andati in giro per l'Europa a vedere un po' di casi, un po' di esempi, portarono sul territorio comasco questa idea, quindi costruiamo un Innovation Hub. Già il termine costruire però era un qualche cosa che non piaceva, perché un consumo di nuovo suolo, e quindi l'idea è stata quella inizialmente di recuperare un luogo già esistente che aveva significato sul territorio qualche cosa, che aveva portato sul territorio della ricchezza e del lavoro, e quindi è stata identificata nel comune di Lomazzo, che non so, alcuni di voi sono stati a trovarci, quindi sanno che cos'è, ma è un comune molto piccolo, a metà strada tra Milano e Como. È talmente a metà strada che abbiamo due parrocchie, una è Rito Ambrosiano e l'altra è Rito Romano, da una parte e dall'altra del confine. Però in questo paese esisteva una vecchia fabbrica, che era un vecchio cotonificio, che a metà degli anni 70 del secolo scorso è andato in disgrazia. E quindi è stato abbandonato ed è diventato un luogo, io dico sempre, topi, pulci, siringhe, vetri rotti, quindi come ne conosciamo tanti nel nostro paese. Il nostro paese è pieno di aree ex industriali dismesse che sono diventate dei simboli quasi di degrado urbano. E allora l'idea è stata
costruiamo un luogo dedicato all'innovazione andando a rinnovare un luogo fisico che ha voluto, che ha detto tanto, che è costituito tanto nel passato del nostro paese, del nostro territorio e che oggi purtroppo era lasciato andare. Quindi è stata fatta un'operazione di rigenerazione urbana, di recupero di questo immobile che è molto bello perché è una fabbrica mattoni rossi nata alla fine dell'Ottocento, nel 1893, quindi sulla linea di sviluppo delle fabbriche che vedevamo e vedevano allora in Inghilterra, c'erano la prima rivoluzione industriale, il vapore e quindi questa è l'origine di quel luogo. Quindi immaginatevi un po' quello che poi poco dopo, in qualche anno dopo, è successo anche qua sul territorio ascolano con la Ex Carbon, per esempio. Oggi la vedete così, ecco, immaginatevi la nostra vecchia fabbrica in quel luogo a Lomazzo che era un po' sul genere di quello che vedete oggi con l'Ex Carbon. E quindi l'idea è stata rigenerazione urbana e innovazione. Giusto per darvi un'idea, qui vedete il prima e il dopo, la foto un po' più piccola è quella del prima, la foto dopo è quella dell'attuale. Vedete alcuni esterni e in particolare anche, ecco, qui si nota molto bene che cos'era prima e che cosa è diventata dopo, che cos'è oggi. Quindi degli ambienti che ospitano innovatori. Innovatori cosa vuol dire? Vuol dire imprese, start-up, grandi, piccole e medie imprese e magari anche le unità di ricerca e sviluppo di grandi imprese. Quindi un ambiente che oggi conta più di un migliaio di persone all'interno di questa vecchia fabbrica che è rinata, è tornata ad avere ancora i 1000 operai che aveva una volta. Oggi sono operai della conoscenza, una volta erano operai tessili. Sono persone che ciascuna delle quali è in grado di portare delle competenze legate all'innovazione di prodotto, di processo, di materiali. Quindi immaginatevi in tanti ambiti diversi tante persone che sono abituate a lavorare sulle tematiche dell'innovazione e che hanno l'innovazione nel proprio DNA. Quindi che cosa è successo? È stato inaugurato dopo aver fatto questa bellissima operazione di recupero di archeologia industriale, è stato inaugurato questo luogo fantastico. Per i primi anni però come si è sviluppato? E qui cominciamo a entrare in quello che vi dicevo prima, cioè il problema che deve diventare un'opportunità. Per i primi anni si è sviluppato esattamente come succede in quasi tutte gli episodi simili in giro per il nostro paese, ma anche, vi assicuro, in giro per l'Europa. Ovvero si è sviluppato come un bel condominio. Allora, nulla contro i condomini e contro i bei condomini, però il problema è che se io ospito delle imprese, grandi o piccole che siano, che arrivano la mattina, si chiudono all'interno dei loro uffici ed escono la sera e non parlano e non si contaminano tra di loro, non riesco a fare quello che effettivamente avrei voluto, cioè il fare in modo che questo luogo diventasse una catapulta di innovazione utile per le imprese sul territorio. E quindi avevamo un condominio bellissimo, ma non era il modello che i fondatori avevano pensato, a cui avevano pensato. Quindi l'idea era come possiamo diventare qualcosa di diverso. Oggi siamo stati bravi, abbiamo attirato un sacco di aziende interessanti, importanti, e poi ne vedremo alcune nel corso della mattinata, ma il problema vero era come fare in modo che queste competenze potessero mettersi insieme e diventare qualcosa di importante insieme. E quindi come passare queste competenze dall'interno verso l'esterno. Allora che cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato di ragionare sulle esigenze delle aziende che erano fuori dal nostro polo, quindi le aziende del nostro territorio, le piccole e medie imprese o anche le grandi imprese che avevano delle necessità e delle esigenze legate all'innovazione. Siamo andati a chiedere e a raccogliere la maggior parte di queste esigenze, siamo andati noi direttamente, siamo diventati proattivi e poi quando abbiamo capito che tutte quelle esigenze, la maggior parte di quelle esigenze erano di fatto alla portata delle competenze delle aziende che avevamo all'interno nel nostro hub, cosa abbiamo fatto? Siamo andati da tutte le nostre aziende e abbiamo detto: ragazzi, facciamo un patto,
Voi ci fate mappare in maniera molto definita e precisa le vostre competenze. Noi entriamo, ci facciamo gli affari vostri, dobbiamo capire perfettamente che cosa fate dalla A alla Z e che cosa fanno anche le vostre persone di riferimento. Faccio un esempio banale: se una delle nostre aziende è una software house, bravissima magari nella programmazione di robot e di robotica, ci dirà che la loro persona di punta è il genio assoluto nella programmazione in Python, che è uno dei linguaggi che si usa per programmare i robot, ma non ci dirà mai, per esempio, che è anche diplomato al conservatorio. Ma a noi questa cosa interessa perché nell'ambito di una comunità, nel momento in cui dovesse arrivare una startup che si occupa di musica, è evidente che io, se so che all'interno del mio gruppo di persone fidate ho qualcuno che capisce di quella cosa lì, posso andare a chiamarlo e a dirgli: va bene, tu sei il genio della programmazione, ma sei anche diplomato al conservatorio, conosci e capisci di musica, mi dai una mano a valutare la bontà della startup che è venuta da noi a parlarci di musica? Quindi l'azione fondamentale è stata conoscere tutti perfettamente dall'A alla Z in ciascuna delle nostre aziende e poi a quel punto essere capaci di unire i puntini. Quindi tutte le volte che un'azienda da fuori veniva a chiederci delle competenze, veniva a chiederci la possibilità di affrontare un progetto di innovazione, che cosa facevamo? Andavamo a scegliere le persone e le società migliori che, secondo noi, potevano rispondere a quella necessità. Quindi abbiamo creato una struttura che è di fatto la possibilità di mettere insieme competenze in gruppi di consulenza ad assetto variabile, fatti di volta in volta dalle persone migliori che sono in grado di gestire quei problemi e quelle tematiche di innovazione. Con questi gruppi andiamo dalle aziende e le aiutiamo a risolvere i loro problemi. La cosa interessante è che questa cosa avviene come se fossimo una società di consulenza, ma in realtà non lo siamo, siamo una cosa un po' particolare, siamo dei meta-organizzatori di conoscenza che sanno governare e mettere insieme dei gruppi di genialoidi che invece hanno le competenze necessarie per fare le varie cose. Vi ho parlato di startup, lavoriamo tantissimo con i ragazzi, lavoriamo tantissimo con i giovani. Pensate che l'età media dei 1000 personaggi che vivono lì all'interno del nostro hub è 34 anni, quindi è un ambiente divertente perché ogni giorno ci sono cose diverse e poi oggi vedrete, abbiamo portato un po' delle nostre aziende, vedrete che cosa fanno, che cosa sviluppano, quali sono gli ambiti su cui lavorano e abbiamo volutamente cercato di portare cose un po' diverse tra di loro, sia a livello di maturazione dell'azienda ma anche a livello di tematiche affrontate. E quindi questo è un ambiente che si è creato ed è diventato una vera e propria comunità. Quindi quello che abbiamo fatto e quello che è stata il cogliere l'opportunità dal problema è stato il passaggio da condominio a comunità. Sembra banale, ma è importantissimo, perché oggi, a differenza di quello che accadeva ieri, le nostre aziende, le persone che vivono nelle nostre aziende, vivono a confronto e a contatto con le persone delle altre aziende che stanno all'interno del nostro polo. E la cosa interessante è proprio la contaminazione che c'è tra di loro, i progetti che nascono anche ormai senza più la nostra volontà, perché si incontrano tra di loro, si parlano e capiscono come partecipare, come pensare dei nuovi progetti, dei nuovi prodotti. E questo è importantissimo. Perché? Perché la costruzione della comunità è fondamentale, è un tema che era molto caro a Olivetti, considerare l'impresa, il territorio, una comunità unica, una comunità affiatata, solida e integrata. Ecco, a noi piace moltissimo l'idea di prendere questo testimone, almeno virtuale. Detto questo, che cos'è accaduto? E qui arriviamo all'oggi e arriviamo a quello che sarà domani. Sì. Ci siamo. Allora, è accaduto questo, è accaduto che abbiamo raccontato quello che è stato fatto ad altri territori, siamo andati a parlare con altre camere di commercio, con associazioni industriali, con imprenditori che avevano aree ex industriali dismesse, perché l'idea era
Partiamo insieme, noi vi raccontiamo quello che abbiamo fatto, se vi piace fatelo anche voi sui vostri territori e facciamo comunione di comunità. Quello che è accaduto è che la maggior parte di questi territori ci hanno chiesto venite a farlo con noi, facciamolo insieme, ci piace quello che avete fatto, facciamolo insieme. Questo ha dato vita, ci abbiamo ragionato un po', ci abbiamo pensato e questa cosa poi ci è piaciuta, abbiamo pensato che potesse essere utile realmente per il nostro paese e abbiamo costituito una nuova società che si chiama Sinext, che ha proprio come obiettivo quello di andare a costruire, a replicare quel modello che è nato a Lomazzo 12-15 anni fa e andare a replicarlo in giro per l'Italia. Oggi siamo ad Ascoli, è importante, abbiamo fatto un lavoro di assessment, di analisi del territorio ascolano, del territorio piceno, abbiamo ritenuto da tutte le evidenze che abbiamo raccolto che effettivamente c'è la possibilità e la volontà di costruire un luogo del genere su questo territorio e sicuramente lavoreremo in quella direzione. Quindi lavoreremo per costruire Sinext Piceno e per noi questa è una sfida interessante, bellissima, investiremo e chiederemo anche al territorio di investire insieme a noi per costruire una nuova comunità. Oggi siamo già presenti a Ivrea, siamo presenti a Novara, siamo presenti a Milano nel Nord Milano e saremo presenti qua ad Ascoli. Poi abbiamo alcune altre cose che adesso non vi spoilerò, ma insomma ci sono altre cose in ballo. E che dire, io direi questo è quello che e per cui mi rivolgo ai giovani con un ultimo auspicio. Oggi siete qua e siete ancora nella vostra fase scolastica. Io spero veramente di vedervi quando uscirete dalla scuola o dall'università, spero di vedervi in quello che sarà il nostro nuovo polo ascolano e piceno con delle idee, con delle start-up e sarò felicissimo di aiutarvi a realizzarle e a farle diventare delle imprese nuove. Grazie. Grazie a Stefano Sogliano.